Antonio Spaghettino, anche qui alla 12ª edizione della Festa della Birra, qui a Giano Vetusto. Si riprende sempre la tradizione, però c'è qualche cambiamento. Intanto c'è un altro giorno in più rispetto ai due giorni passati di Maialino Nero Casertano, 14, 15 e 16, e c'è una novità, perché c'è stata la salsiccia e gli spiedini di pecora con la bistecca di Maialino Nero Casertano, molto ma molto buona, molto raffinata, come ogni anno. 12 anni sono, e direi una tradizione unica, indescrivibile, grazie alla Prologo Janus di Giano Vetusto. Ci vediamo anche l'anno prossimo con la 13ª edizione, mi raccomando, vi aspettiamo, un bacione a tutti, patapim patapam, ciao! Lorenzo Scialla, presidente della Proloco Janus, quest'anno siamo arrivati alla 12ª edizione della Festa della Birra. Abbiamo inserito gli stracetti alla Nutella, abbiamo il maialino, bistecca, salsiccia di maialino nero casertano, la porchetta di ariccia, salsiccia e wurstel e patatine fritte quest'anno. Alle persone che vengono qui per la prima volta, cosa consigli come pietanza? Ma è tutto buono, quindi qualsiasi cosa va benissimo. Qualsiasi cosa prendono è garantita la qualità e la bontà della roba. Anche Nicola Bonacci, vicepresidente della Proloco Janus. Siamo arrivati alla 12ª edizione della Festa della Birra. Quali sono le novità rispetto agli anni precedenti? Vabbè, abbiamo mantenuto lo stesso standard degli altri anni. La qualità è sempre ottima, sia del maialino, della Tommaso Salumi, la pasta del pastificio Punta Pasta di Pontelatone, la pizza nel forno a legna, la porchetta d'ariccia e tante conferme. E quali saranno le iniziative future? Beh, vedremo, dopo questa festa ci riuniremo e decideremo cosa fare. Qualcosa faremo sicuramente, perché comunque tocca fare qualcosa per questo paese. Giuseppe Mercone, addetto alla brace, è qui alla 12ª Festa della Birra. Qual è il segreto per avere una carne ottima alla brace? Il segreto, prima di tutto, è l'ingrediente fondamentale. La carne deve essere di primissima qualità, maialino nero casertano, che ci viene fornito ormai già da un paio d'anni dalla ditta qui di Faicchio, che ha un prodotto veramente di alto livello. E secondariamente la collaborazione di tutti questi ragazzi, che sono veramente splendidi, hanno una forza di volontà e hanno una grandissima capacità di stare insieme che li rende unici. Si addossano delle responsabilità che alla loro età è quasi impossibile pensare di avere, e tutti insieme ci rincontriamo e siamo qui insieme a fare questo splendido prodotto che dicono sia abbastanza buono, e quindi dobbiamo credere che sia effettivamente così.
Poi il testimone mi è stato passato dal mio carissimo amico Nicola Bonacci, che mi ha avviato alla cottura della carne sulla brace. Ora lui è uno chef di alto livello, si è dedicato ai primi piatti e mi ha lasciato questa eredità, incombenza abbastanza pesante, perché lui era bravissimo anche in questo campo dell'arrosticino e degli arrosti del maialino nero casertano.